Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi continueremo ad analizzare i file contenuti dalla SCP Foundation. Oggi analizzeremo l'SCP-003, ovvero la scheda madre biologica. Elemento SCP-003. Classe dell'oggetto, Euclid. Procedure speciali di contenimento. SCP-003 deve essere mantenuto costantemente a una temperatura non minore di 35 gradi centigradi, idealmente superiore a 100 gradi centigradi. In caso di problemi alla fonte di energia che produce calore, il personale scelto dovrà usare il proprio calore corporeo per mantenere SCP-003-1 ad una temperatura maggiore di quella critica. Le persone che entrino in contatto fisico con SCP-003-1 dovranno immediatamente essere sterilizzate. SCP-003-1 non deve essere rimosso da SCP-003-2 se non durante le procedure di emergenza spiegate in precedenza. Ogni cambiamento significativo nelle rune di SCP-003-2, inclusi pattern, frequenza o colore, devono essere segnalati entro 3 ore dall'accaduto. L'interruzione delle attività delle rune deve essere segnalata immediatamente. SCP-003-2 deve essere rifornito di energia attraverso il generatore 003-EX in ogni istante. Leggasi il documento allegato per dettagli. Descrizione. SCP-003 è stato rintracciato dal team di localizzazione a distanza SRV-4 Beta. Dettagli nei documenti allegati. SCP-003 è formato da due componenti dalle origini indipendenti, ai quali ci si riferisce con SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 sembra essere fatto di chitina, capelli e unghie di origine sconosciuta, simili a fissati assieme in modo da assumere una configurazione simile a quella di una scheda madre per computer. SCP-003-1 è considerato senziente, ma non pericoloso, se non sotto determinate circostanze. Legacy, gli addenda e i documenti allegati. SCP-003-1 venne trovato su una tavoletta di roccia, SCP-003-2, sulla quale si trova tuttora. Le rune di SCP-003-2 non fanno parte di alcun linguaggio conosciuto e producono uno sfarfallio di toni chiari. Questi sono gli effetti causati dalla comunicazione interpretabile da dati cancellati. Le analisi hanno mostrato che SCP-003-1 ed SCP-003-2 hanno differenti origini. SCP-003-2 è controllato da un non biologico computer interno, i quali componenti sono per la maggior parte inaccessibili senza rischiare di danneggiare SCP-003-2. SCP-003-2 è suscettibile all'emissione di radiazioni, incluso calore e... Si è pensato che SCP-003-2 sia stato creato con l'obiettivo di contenere SCP-003-1. Diversi metodi spiegati nell'addendum 003-1 hanno permesso di accedere ad alcuni dati contenuti in SCP-003-2. Benché l'interpretazione dei dati non sia completa, questi potrebbero riferirsi a un qualche evento rivoluzionario di classe causato da SCP-003-1, avvenuto in passato o in un potenziale futuro. SCP-003-2 contiene una fonte interna di energia a base di dati cancellati, che sembra perdere potenza da prima della scoperta di SRV-4 Beta. Sembra anche possibile che SRV-4 Beta sia stato volontariamente contattato da SCP-003-2 attraverso dati cancellati. Anche altre organizzazioni sono state avvertite dell'esistenza di SCP-003, probabilmente con mezzi analoghi. Nonostante questa attività, SCP-003-2 non sembra essere senziente, risultando negativo al test e al comprese le procedure M03 Gloria. Quando SCP-003 raggiunge una temperatura inferiore ai 35 gradi centigradi, ambedue i componenti reagiscono. Prima, SCP-003-1 entra in uno stato di crescita esponenziale, guadagnando massa. Questo stato è diviso in due fasi. In ambedue le fasi, SCP-003-1 utilizza come combustibile per la sua crescita la materia intorno a sé, partendo da materiale inorganico, compresi elementi atmosferici, a cui poi seguono materiali non viventi, come cellule morte, peli, chitina, smalto, cheratina e altro materiale biologico. La prima fase è quella di default.
La seconda comincia quando SCP-003-1 ha un contatto con materiale organico vivente. Nella seconda fase, SCP-003-1 può fermare, rallentare o invertire la crescita e potrà anche rielaborare gli elementi inorganici e organici non viventi in strutture con funzioni simili, mentre... Mentre la crescita è molto consistente durante la prima fase, nella seconda può diminuire del 20 o 90%, fino a quando SCP-003-1 rimarrà in contatto con materiale organico vivente. La percentuale precisa è determinata dalla complessità degli organismi con cui è in contatto, come confermato da... SCP-003-1 sembra impiegare una gran quantità di energia per analizzare il materiale organico vivente. Durante ognuna delle due fasi di crescita di SCP-003-1, SCP-003-2 rilascia ondate di radiazioni che inibiscono temporaneamente la crescita di SCP-003-1 o ne invertono la crescita qualora la temperatura di SCP-003-1 divenisse superiore ai 100 gradi centigradi. Simili radiazioni possono essere prodotte via dati cancellati. Addendum 00301. Secondo le informazioni ottenute dalle analisi linguistiche delle rune e di dati cancellati di SCP-003-2, il team di ricerca M03 Gloria è riuscito a creare un collegamento tra SCP-003 e dati cancellati per un'analisi delle funzioni. SCP-003-1 deve ora essere considerato senziente e deve essere costantemente tenuto ad almeno un chilometro di distanza da dati cancellati e i relativi sottoprodotti. Addendum 00302. La perdita di potenza di SCP-003-2 è stata aggravata dalle procedure eseguite da M03 Gloria. Secondo le direttive di 05, M03 Gloria continuerà con le procedure. Addendum 00303. Dati cancellati. Durante questo processo, SCP-003-1 ha raddoppiato la sua massa e ha cominciato a crescere rapidamente. La temperatura è stata immediatamente riportata a 100 gradi. La crescita e l'aumento di massa di SCP-003-1 sono continuate per 9 minuti e 6 secondi. Quando una sostenuta onda di radiazione è stata prodotta da SCP-003-2? In risposta, SCP-003-1 è ritornato allo stato originario in 3 minuti e 39 secondi. Le escrescenze si sono dissolte in polvere che è stata poi raccolta per ulteriori analisi. Sia SCP-003-1 che SCP-003-2 hanno poi cessato ogni attività rilevabile. SCP-003-2 non ha ripreso la sua attività fino a quando non è stato collegato alla fonte di energia. Le rune di SCP-003-2 hanno brillato di un uniforme colore grigio e non sono tornate a normalità per 3 ore. E in seguito... dati cancellati. SCP-003-2 non è sembrato più capace di mantenere l'area di contenimento ad una temperatura superiore ai 35 gradi, senza una fonte di energia esterna prodotta da... Addendum 00304. La procedura di cui nell'addendum 00303 è stata ripetuta. SCP-003-1 è rientrato nella fase di crescita. Dopo 10 minuti e 13 secondi, SCP-003-2 ha prodotto ancora una volta una gran dose di radiazioni. La crescita di SCP-003-1 si è fermata per 36 secondi, dopodiché è tornato alla normalità. Dopo aver quadruplicato la sua massa, SCP-003-1 ha formato un consistente guscio esterno e un corpo che inizialmente sembrava assomigliare alla forma di un Ophiuroidae, volgarmente stella serpentina, avente un diametro di 50 piedi, incluso quello che sembrava essere un processore centrale di 10 piedi di diametro. Inoltre, SCP-003-1 ha formato degli organi di senso che sembravano studiare l'ambiente circostante e ha parzialmente convertito la sua area di contenimento in... SCP-003-1 ha poi violato il contenimento, penetrando nel corridoio d'osservazione, dove si trovavano 9 membri di M03 Gloria. Non appena entrato in contatto fisico con essi, SCP-003-1 è entrato nella fase 2 della sua crescita e... dati cancellati. SCP-003-1 ha smesso di accrescersi per 15 minuti. SCP-003-1 ha quindi successivamente ripreso a crescere e ha disposto i componenti della sua parte centrale per creare la forma di un umanoide femmina di 9 piedi di altezza, con tentacoli periferici, capelli e colonna vertebrale. SCP-003-1 ha poi prodotto dei rudimentali suoni vocali e... dati cancellati. Uno sconosciuto uomo caucasico, poi identificato come... si avvicinò all'area di contenimento compromessa in compagnia di una squadra di agenti al completo. Finse di stare agendo per ordine di 05 e tentò di comunicare con SCP-003-1. Dati cancellati. L'agente
DM03 Gloria ha con successo ridato energia a SCP-0032 e attivato i generatori di emergenza per far riportare la temperatura a 100 gradi. SCP-0031 ritorna al suo stato originario in 21 minuti e 7 secondi, dopodiché è stato messo al sicuro senza incidenti. Tutti i 9 membri di M03 Gloria venuti in contatto con SCP-0031 sono stati trovati illesi, senza alcun effetto residuo se non traumi psicologici minori. Il materiale convertito da SCP-0031 non si è risolto ed è ora sotto analisi. Addendum 00305. Alla luce dell'incidente precedente, 05. Cancellati. Per decisione congiunta di 05, 05 e 05. Tutte le procedure di M03 Gloria sono state sospese a tempo indeterminato.